dall'entrata che verrà fatta e quindi tutti quanti potranno vedere quello che hanno fatto, ci sarà anche una premiazione per la squadra che si presenterà meglio. Dopo loro parteciperanno alla gara. Sono... Ah, ricordo una cosa, la giuria è formata da due persone per ogni paese, quindi saranno due persone che poi dovranno entrare gli altri, no? Allora, un altro applauso a questi ragazzi, grazie. È attaccato assai alle vecchie usanze, ci tiene molto e ancora a certe creanze. Nei tempi antichi era chiamato Schiavi, ma il suo nome ora è Fontechiari. Grazie. Si ispira alla primavera e quindi è una cosa un po' così particolare, credo. Adesso vedremo quello che... Ecco, sta entrando Campo di Appennino. Quanti fiori, accidenti. Attenzione sti bambini qua sotto, per favore. Attenzione, eh. Vai, vai così, vai. Mettetele dentro, eh. Attenzione. Con i vostri amatori che di rose e di fiori vi fate belle il maggio, venite alla frescura delle verdi arbuscelli. Ciascun ne viene ridendo con rose e gigli in testa e viene di voi caendo. Fate di festa, o belle, qual sarà la più presta a dargli il fior del maggio? Così raggi indora della conca alle plaghe deliziose, dal gruppo di montagne maestose si stacca un monticello che il pendio lento degrada verso il piccio rio. Salve Campoli, e sulla cima cinto di verdi boschi e rifulgenti di luce il paesello solazio, l'edifiche d'appare assai evidente, quiete solenne ed un silenzio pio tale nel cuore, in fondo un dolcezza che d'ogni affanno mitiga l'asprezza. Salve Campoli. Thank you.
Carino di corsa, avete il collo. Ecco il primo concorrente, vediamo chi è. Chi è? Ecco, è Campoli. Un applauso. Veramente bravi. Vediamo chi è il secondo. Ecco il secondo, chi è? Frontechiari questo, no? Secondo è Frontechiari, bravo. Grazie, grazie, un bravo a tutti. Un applauso apposta a Fibreno, che ha recuperato parecchio. Bravo, bravo. Via! Silenzio per favore. Dobbiamo sentire solo i passi. Silenzio! Con molta calma. Guardate che calma proprio, eh? Adesso arriva le scale, a destra. Si deve appoggiare, no, non si può appoggiare, eh? Sempre a mani sciolte, eh? Ma che c'è messo? C'è messo a mano. Brava, brava. Calma, lo vado verso sotto. Silenzio per favore. Ecco, ha finito le scale, è in rettilineo d'arrivo. Sempre con molta circospezione arriva la signora con la corsa. Ma che ce l'hai messo? È piena, come va? Piena, eh? E quasi arrivava al traguardo. Un applauso e un bravo, veramente bravo. Calma e bravo. Attenzione, non parla io. Allora che pensiamo di fare? Pronti? Via! Questa è da corsa, eh? È proprio da corsa, eh? Beh, qua è un'altra aria, mi pare, eh? Non si può appoggiare, eh? Lo mando in saccoccia. Calma, eh?
controllato, attenzione, le mani ferme. Vabbè, pure da bene, va. E poi cammina! E questa pure il saluto gli va! Mannaggia! Le mani mi raccomando, eh! Attenzione, ferma con le mani! Le mani a posto! Eccola sul rettilineo d'arrivo! Il mezzano e la conca! Piano che siamo arrivati, eh! Attenzione, ecco qua! Bravo, bravo, veramente bravo! Molto più bravo della volta! Adesso non c'è un'altra la corsa, eh! La mano si accorcia, eh! Attenzione alle mani, eh! Tocca mettere i paracarri qua, oh! I paracarri! Piano con la conca! Attenzione! Beh, una bella battaglia qua, eh! Brava! Da qua, da sotto la giuria, va! Pronti? Via! I cronometri sono partiti, adesso prenderà le portici. Prese le portici, un compagno di squadra gli taglia la fune. Sopra, sotto, dentro al sacco. Calma bene dentro al sacco. Ecco la fune. Attenzione alla bambina, ha sfondato la porta, troppo forte. Attenzione alla bambina, calma, calma, calma con la bambina. Eccolo, piano, il traguardo è laggiù. Eccolo, via, sacco. Allora, il tempo di Gattoli è 43 secondi e 29 centesimi, giusto? A zero Luca, mettilo qua, a zero Luca, ecco così, va bene. Tutto a posto? Allora mi raccomando lo spazio, eh? Orazio, 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 a posto, a posto? Tutto a posto, dico. Fa scansare la gente, abbassa, la voce presenta il microfono. Pare che stia più senza microfono. Allora, scherzarsi per favore, eh? Allora, pronti? Attenzione che parte il concorrente, eh? Pronti? Via! Cosa stai facendo? Le portici? Come pescatore, bravo! Pescare le portici? Speriamo di andare via. Sopra! Sotto! Dentro al sacco, di corsa, così bene. Quando tocca la fune, eh? Via! Oddio mio! Ecco che sta salendo. È arrivato. Attenzione, piano, eh! Bravo, con calma, adesso puoi correre un po' di più, via, vai! Bravo, 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 attenzione, calma, eccolo! Adesso sentiremo il tempo. Allora, il tempo del concorrente di Costa di Treno è di 1 minuto e 4 secondi netti. Si pescano i portici.
raccomando, tagliarla. Via, sopra, sotto, attenta al tavolo, sacco. Questa è una minigonna per questo, guarda quanto è alto. Eccolo qua. Corsa, acqua alle corte. Bravo, bravo, su. Vai, vai, vai su. Bravo. Attenzione con la bambina, mi raccomando, calma, bravo, bravo, molto veloce anche questo, corri adesso, via, via, bravo, attento, attento, vai, vai, arrivato, vediamo il tempo, vediamo se ce l'ha fatta, no, pronti, via, via. Mancano ancora due palloncini. Bene, abbiamo ripescato le signore che si stanno squagliando al sole. La ricacciamo dopo, mettiamoli lì, mettiamo tutti lì i palloncini. Ultimo palloncino, vediamo se è in grado di colpire, scansatevi. C'è il bagno per l'ultimo giro. Andiamo, le gambe si sono appesantite. Bene, preparate gli altri palloncini. Bene, arrivato. Sì. Vedo i concorrenti pronti. Primo palloncino bucato. Non adesso, dopo, al ritorno, bene, si può bucare il palloncino, adesso scansati, attenzione, secondo palloncino, altro bagno, l'acqua è buona, è fresca e buona, forza, è faticoso, è faticoso, ultimo giro, vediamo, bravissimi. Ultimo giro e concludo la gara i concorrenti di Pontechiari. Battete le mani, incoraggiate. Bravi, bravissimi. Bravissimi. Hop, bravi. Adesso vediamo il tempo. Attaccate di nuovo i palloncini. Allora, tiratevi indietro. Tirate indietro le gambe. Tirate indietro. La giuria è pronta? È pronta? Pronti? Via! Primo palloncino bucato. Vai! Iniziamo. No! Adesso sì. Quarto palloncino pronto. Bagnato. Bravo. Bravissimo. Sta pesantissimo le gambe. Andiamo, battete le mani, fate uno sforzo, voi indifferente, almeno quello che porta il giotto e porta la cariola. Bravo, organizzare a togliere il filo, così partiamo a pagare. Aspettate, fate passare la cariola, togliete di mezzo. Dai, stiamo arrivando, andiamo, andiamo. Bravissimi, bravissimi. 32 secondi e 5 centesimi. Vince la gara Pontechiari, secondo posto a Tirreno, terzo campo di Appennino. La giuria deve venire su per aggiornare i punteggi e per andare all'estrazione della prossima gara. Uno. Pronte, via! Che si battono con loro, ci sono i cinque appalti giovanotti che si battono con loro. Iniziamo a prepararci
per lo schiacciamento. Secondo, schiaccia Fontechiari, lancia Campoli. Terzo, Fino. Questo lancio si ripete. Ali. Fino. Pronti. Fino. Via. No, non è buono. A Giulia non è buono. Non fa niente. È una gara difficilissima. Allora, Cigliola, via. Vai! Pronti, via. Il trofeo alla squadra vincitrice, noi consiglieremo le coppe man mano e leggeremo da chi sono state offerte. Mi dicono di, bisogna scegliere tutti, mi dicono di ringraziare anche lo sponsor di Ramondi che con la cospicua. Offerta Molino Antonio Marcillo. E va arriva. La seconda classificata posta di prego. Grazie.
Di Campoli Appennino. Mi auguro che l'anno prossimo il trofeo sia uguale per tutte e tre, perciò auguri all'anno prossimo. Verso le 8, mi dicono, verso le 8 arriverà un gruppo fuoco di un paese non so dove, in funzione